Saluto da Dottor Palma, sezionista turismo dentale, dentisti di Moldavia. In questo video vediamo il tipo di riabilitazione fissa che si può fare nella bocca di un paziente, che tipo di riabilitazione si può fare e la logica che c'è alla base. Le riabilitazioni su impianti sono fondamentalmente di due tipi: sono riabilitazioni fisse oppure sono riabilitazioni semifisse. Supponiamo che questa sia la linea dell'osso di una riabilitazione fissa e di una semifissa. Nelle riabilitazioni semifisse fondamentalmente si mettono degli impianti dentali nell'osso, che sono delle simulazioni di radice, dei tasselli, chiamiamoli tasselli, che servono a dare stabilità nella bocca del paziente ad una protesi che verrà poi ancorata su questi tasselli. Ci sono diversi tipi di protesi che possono essere messe sopra questi tasselli con diversi tipi di sistemi. Un classico sistema è quello dei pallini, ovvero si mettono dei pallini sferici ancorati sopra questi tasselli e sopra questi pallini poi si vanno ad incastrare dei denti che hanno poi la femmina che si incastra sul pallino. Queste sono le cosiddette dentiere, questi sarebbero dei denti nella mia immaginazione, sono le cosiddette dentiere O-ring, con dei pallini O-ring che fanno clic-clac quando si mettono. Queste sono delle dentiere fondamentalmente in plastica, dentiera, lo scrivo così si capisce la differenza tra l'uno e l'altro. Dentiera, ok. Nelle protesi fisse, invece, abbiamo 1, 2, 3, 4 impianti dentali, un minimo di 4 impianti dentali, come per i tavoli servono minimo 4 gambe per far stare qualcosa dentro la bocca, e si può arrivare fino a 8 impianti dentali, per esempio. Sopra gli 8 impianti dentali una riabilitazione inizia a essere un pochino eccessiva per l'osso, perché ogni volta che noi mettiamo una vite nell'osso stiamo togliendo volume ai vasi sanguigni. Andare a mettere troppe viti dentro una bocca significa avere un osso, poiché c'è il rischio che vada in asfissia. Su queste viti, non importa che per ora che siano 4 oppure 8, in un altro video vedremo la differenza proprio tra il numero di impianti dentali che si mettono all'interno di una bocca. Su queste si vanno poi a montare dei pernetti che vengono accoppiati con questi tasselli con una vite interna che va a stringere appunto questi pernetti che fuoriescono dalla gengiva. Su questi pernetti poi si vanno a mettere i denti definitivi, che sono dei denti fissi, possono essere questi o incollati sui pernetti in maniera definitiva, oppure possono essere dei denti, questi che hanno un foro che permette poi al cacciavite, al dentista, di andare a stringere questa vitina interna di connessione. La differenza tra le protesi che sono incollate sugli impianti in maniera fissa oppure i denti che sono avvitati sopra gli impianti sono di comportamento sotto masticazione delle componenti interne all'impianto. Oggi il trend è quello di fare non delle riabilitazioni completamente cementate oppure delle riabilitazioni fisse completamente avvitate, ma di fare delle riabilitazioni che sono ibride. Supponiamo che questa è la dentatura definitiva. Abbiamo per esempio qua 1, 2, 3, 4 fori per avvitare la protesi, ma poi qua sotto abbiamo 1, 2, 3, 4 impianti dentali che invece sono cementati. Questo ci permette di avere i pro e i contro, o meglio i pro e i contro, i pro e i pro dell'una e dell'altra tecnica. Le viti di ancoraggio ci danno resistenza di connessione e invece le viti di incollaggio ci danno scarico degli stress tensivi che ci possono essere dovuti alla distorsione del materiale in fase, per esempio, di cottura della ceramica oppure di cottura del metallo se si fanno delle fusioni. Questa, diciamo, è la tendenza futura, anche se la tendenza è sempre di più quella di fare comunque dei lavori che non sono fusi, ma con dei materiali che non contraggono, non si allargano, proprio perché non vanno in cottura, sono i cosiddetti materiali fresati con tecniche CAD/CAM digitali.
Questo è il tipo di riabilitazioni che si possono fare all'interno di una bocca. L'altra, capito questo, ecco, dimenticavo un altro tipo di riabilitazione che si può fare, sempre semifissa, e sono le riabilitazioni con barra. Praticamente vengono avvitate sopra questi impianti, delle barre metalliche. Questo è sbagliato, così rendo l'idea. E su queste barre metalliche poi ci sono tutti i denti che si vanno praticamente ad incastrare su questa barra. La barra è sferica, diciamo cilindrica, e qua all'interno si hanno dei cavalieri, ok, dei semicilindri che si vanno a incastrare su questa barra. Quando si mette la dentiera fa clac. Qual è la differenza tra questi e questi? Innanzitutto i materiali che si possono utilizzare. Qua più della plastica non posso mettere, lì invece posso mettere lo zirconio, posso mettere il composito, posso mettere la ceramica, posso usare il Pecton, posso usare metalloceramica, c'ho molta molta più scelta nelle riabilitazioni fisse. Nelle riabilitazioni mobili poi abbiamo un diverso comportamento dei materiali. Qua è difficile che si rompano i materiali, qua è facile che la dentiera di plastica si rompe. È diversa poi l'igiene, qua pulisco i denti con uno scovolino o un filo interdentale, qua invece devo togliere la dentiera e spazzolare la dentiera. Quando vado a fare delle riabilitazioni su pernetti separati, così c'è il rischio che io sovraccarico il cibo qua e la dentiera si rompe in questa parte, perché essendo plastica oltrepassa i limiti di flessione della plastica. E si spezza fondamentalmente, si ritrova il paziente che deve dover rifare tutta la lavorazione, tutta la dentiera in maniera completa, quella va buttata. Le rotture, diciamo, si hanno meno con i sistemi a barra. Se voi mi doveste chiedere cosa metterei in bocca a mio padre, queste non gliele metterei mai, gli metterei piuttosto questa. Quindi se io non facessi mai a mio padre un determinato tipo di trattamento, la logica per me è che neanche sugli altri pazienti vado a fare certi tipi di trattamento che per me sono anacronistici, per me sono abbastanza datati e che nel 2017 è inutile anche proporre. Se noi abbiamo poco osso, possiamo mettere delle viti inclinate e andarci ad ancorare là dove l'osso è rimasto, ma perché andare a risparmiare sui tipi di materiali che fuoriescono dall'osso e i tipi di ancoraggi che fuoriescono dall'osso? Qualcuno può dire, ma perché questi tipi di riabilitazione sono più morbide per le articolazioni, magari di un anziano? Ok, ma anche sugli impianti dentali noi possiamo utilizzare dei materiali morbidi, non c'è questa limitazione. Ciò che conta per me è molto di più la psicologia del paziente, ovvero al paziente bisogna dargli, supponiamo che il paziente ha perso un braccio, cerchiamo di dargli un'arto bionico che sia al massimo più simile a quello che è un braccio naturale. Se io gli metto due sbarre colorate, verniciate di rosa, è diversa la percezione che dargli un braccio sempre bionico, però con la forma, il colore, i peli artificiali, tanti peli, che insomma danno un feedback poi psicologico, molto molto positivo al paziente. Più o meno impianti? Più o meno impianti dipende, da diversi fattori. Molti pazienti ci fanno la richiesta di determinati, tipi di riabilitazione, per esempio riceviamo mail di pazienti che ci chiedono l'Holon 4, altri l'Holon 6, altri che vogliono la riabilitazione su autoimpianti dentali, dimenticando che il numero di impianti dentali è un qualcosa che si vede solo dopo aver eseguito un attacco tridimensionale. Si fa l'errore di bypassare, di dimenticare tutta la fase iniziale che deve esserci di diagnosi per capire esattamente qual è il numero di impianti dentali che conviene mettere per andare poi a non avere rotture sui denti definitivi. Una cosa che non ho detto ed è importante da sottolineare è che quando noi mettiamo impianti dentali in una bocca abbiamo un effetto di flessione interna dell'osso che dà l'input alle cellule ossee stesse di replicarsi e tenere il turnover cellulare, ovvero il continuo rigeneramento delle cellule ossee,
e quindi fondamentalmente l'osso rimane, si mantiene. Quando noi invece mettiamo pochi impianti dentali, là dove non ci sono impianti dentali, l'osso se ne va. Quindi mettere un po' più di impianti dentali significa avere poi una riabilitazione innanzitutto più sicura, perché avere 4 impianti dentali significa, come vedremo, correre il rischio che se qualcosa va male su un solo di questi impianti, tutto il lavoro poi va buttato, perché si dovrà a quel punto rimettere un impianto, però quell'impianto non calza con i denti che stavano prima sopra questi, i precedenti 4 impianti, quindi quel lavoro va rifatto. Nei prossimi video vediamo le differenze adesso tra i tipi di impianto e quanti impianti dentali si possono mettere all'interno di una bocca e qual è la logica. Un saluto da Dottor Palma, SOS Turismo Dentale, Dentisti Moldavia.